Il piano Draghi torna a far discutere l'Europa, ma discutere di che cosa? Dell'unione bancaria? Della mancata unione dei capitali? Della questione della condivisione del debito? No, quello che deve far discutere è il suo appello a difendere l'industria. Forse è il meno ascoltato in questi giorni, ma in realtà è il più forte. Tutto parte dalla sfida industriale cinese e dalla mancanza di competitività della nostra industria, che sta vendendo soprattutto automobili a un costo più alto e con meno efficienza dei loro concorrenti. Ma che cosa bisogna fare? La prima cosa che raccomanda Draghi è rivedere la norma sulla competizione. In questo momento in cui si discute di intelligenza artificiale, è l'industria tradizionale, l'auto, che può fare da traino alla ripresa occupazionale e della crescita economica. Ma per far questo bisogna cambiare le regole della competizione. Bisogna soprattutto rivedere le regole sugli aiuti di Stato. È inutile continuare a lamentare che i cinesi vengono aiutati dallo Stato e poi cercare di colpire le imprese cinesi con i dazi. I dazi colpiscono i consumatori, non le imprese cinesi. Draghi invita a fare che cosa? A rivedere questa politica, a permettere maggiori concentrazioni europee e soprattutto a aiutare l'industria europea nel suo percorso di innovazione tecnologica e recupero di competitività. Soltanto così potrà ripartire l'Europa e potrà ripartire soprattutto un disegno che ha al proprio centro il lavoro e non soltanto le guerre.